Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Ragazzi, le indiscrezioni e le scoperte riguardo ai nuovi trailer di Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna non finiscono mai di stupirci e anche quest'oggi vi porto un secondo video della giornata per esprimere la mia opinione su un'indiscrezione che si è diffusa ultimamente sul web e che a mio parere è assolutamente vera per vari punti. Ragazzi, nel trailer, soprattutto quello giapponese, è stato identificato da un utente di 4chan Cartana muoversi all'interno della grotta che nessuno sapeva identificare. Ora, questa grotta ha l'esatta conformazione dell'Ultra Space che abbiamo visto per Niligo, solo che si tratta di una foresta, cosa che avrebbe senso per Cartana, visto che per l'appunto il Pokémon è di tipo erba, mentre l'Ultra Space di Niligo era effettivamente un Ultra Space riconducibile a una caverna e quindi riconducibile al tipo roccia, che fra parentesi vorrei spiegare in una prossima teoria. Ma a parte questo, ragazzi, alcuni di voi potrebbero sostenere che quel Cartana lì, quell'immagine lì potrebbe non essere in sostanza Cartana, ma ragazzi, anche se effettivamente l'immagine non è molto nitida e ci ho messo un po' a capacitarmi di ciò, ragazzi, potete ammirare come in questa grotta quei fiori, potremmo chiamarli così, sono esattamente uguali alla fisionomia, potremmo dire, di Cartana. Presentano quelle braccia allungate, quelle gambe, insomma, ragazzi. Questo luogo sembra essere in tutto e per tutto l'Ultra Space dedicato a questo Pokémon. Resta da capire di chi si tratta, chi sono quelle persone lì in sostanza, quelle persone con quei classici capelli giapponesi, perché in questo momento sinceramente non si può sapere, però raga, questo penso che sia a tutti gli effetti l'Ultra Space di Cartana e questo confermerebbe anche vari Ultra Space per ogni Ultra creatura, un po' come era successo in Horas per le varie isole che contenevano i portali per i leggendari. Potremo forse andare a catturare le ultra creature nel post game all'interno di questi luoghi. Ragazzi, ovviamente Cartana è molto piccolo perché la sua conformazione per l'appunto è molto ristretta, si parla di 0,3 metri se non sbaglio, quindi una dimensione veramente esigua, molto facile da nascondere nel trailer, ma come potete vedere dalle immagini e dalle deduzioni che vi ho portato, secondo me almeno questo è assolutamente l'ultraspazio, l'ultramondo dedicato a Cartana. Quindi ci saranno molti altri ultramondi dedicati alle altre ultra creature e sicuramente li vedremo in futuro. Per ora noi abbiamo visto solo quello di Niligo, ma sicuramente ci saranno anche per gli altri. Detto ciò, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti di questo leak, potremmo chiamarlo comunque, di questa indiscrezione. Ripeto, io la ritengo assolutamente vera, secondo me non ci sono assolutamente dubbi. Resta da capire chi sono queste persone qua all'interno dell'ultramondo, però potremo sicuramente avere una risposta in futuro. Il fatto che ci siano quei fiori che assomigliano veramente tanto all'ultra creatura mi fa sinceramente pensare che sia impossibile anche solo pensare che si tratti di un luogo a caso in cui Cartana naviga felicemente, insomma, sicuramente è il suo mondo. E ragazzi, ripeto, anche se quella cosina lì è molto piccola e difficile da identificare, collegando i colori alla conformazione dei fiori, secondo me si può dire tranquillamente che quel Pokémon, o comunque quella cosa, è sicuramente Cartana. Detto ciò, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e commentate qui sotto esprimendo come al solito la vostra opinione. Per il resto vi invito a premere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui feed. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video!